Ciao a tutti ragazzi, qua con un video in questo vi faccio un video particolare, cioè non è particolare, però io non l'ho mai fatto sul mio canale, mentre su YouTube gira davvero tanto e come vedete è una location anche diversa perché non avevo niente da fare, insomma mi sono messa, ho voluto farlo ora, perché questo video, come avete visto dal titolo, è il video cosa c'ho nel mio zaino da lavoro, what's in my zaino da lavoro. Per chi non lo sa, io appunto faccio la dog sitter e con i cani mi trovo meglio a portare lo zaino, comunque magari tengo delle cose pesanti, quindi stare magari con la borsa mi danno insomma qui alle spalle e quindi preferisco portare insomma lo zaino. E siccome quest'estate sto lavorando tantissimo, praticamente non ho davvero tempo per fare nulla, lavoro e basta, ho tantissimi cani. Quindi mi fa insomma piacere farvi vedere cosa porto nello zaino e adesso appunto vi faccio subito vedere. Vi faccio vedere subito che cosa ho dentro lo zaino, c'è un po' di confusione, scusate. Ma allora, come prima cosa ci sono questi, sono dei sacchetti per i bisogni per i cani. Di solito i padroni mi danno sempre i sacchetti, però io li tengo sempre di scorta, non si può mai sapere. Poi tengo un po' di Scottex, anche questo fa sempre comodo, magari se i cani si bagnano, o magari quando fanno i bisogni un po' troppo molli, quindi per pulire insomma per bene per terra, quindi questo lo tengo sempre qui. Ho questi che sono dei biscottini per cani, che li tengo appunto in questo sacchetto perché non sapevo dove metterli, ma sono appunto biscottini per cani. Poi c'è questi che è una bottiglietta d'acqua, sia per me che per i cani, insomma, la uso in entrambi i casi. Poi c'è questi lì che sono le mie chiavi di casa e con questo bellissimo portachiavi che è una scarpetta che trovai in terra, una scarpetta di una bambina. Poi ho il portafoglio mio, gli occhiali che però non uso quasi mai. Qui tengo tutte le tessere, sanitaria, patente, insomma varie tessere, le porto sempre con me insieme al portafoglio. Poi ho i fazzoletti normali, poi ancora i fazzoletti bagnati, questi sono immancabili. E questi sono comodissimi con questa confezione rigida perché appunto non si asciugano e nello zaino non si rovinano. Mi trovo bene anche con le confezioni quelli lì morbide, però che hanno il tappino sopra quello lì sempre rigido piuttosto che quello lì che si incolla perché quello lì si apre subito nello zaino e poi si sporcano e si asciugano. Invece questo qui è comodissimo. Poi ho questo qui che è davvero utile, lo consiglio a tutti quanti quelli che hanno dei cani. In questa confezione qui di plastica si tira appunto fuori. Poi si apre. Così. E diventa una ciotola per l'acqua, o nasce per l'acqua, però volendo si può utilizzare anche per il cibo. Di questa marca qui, Walkie. Ovviamente mettendoci l'acqua dentro rimane aperta e è comodissima perché occupa pochissimo spazio e insomma con i cani è sempre meglio tenere una ciotola a portata di mano. Qui nel mio paese si trovano davvero facilmente molte fontane, quindi una ciotola si può riempire da tutte le parti. Appunto si rimette qui e magari anche non si bagna neanche la borsa eccetera, perché questo la protegge. Poi ho questo qui che è un antizanzare che porto sempre con me perché io molto spesso sto qui in questo percorso per cani, in quest'area per cani nel mio paese, che come vedete e magari sentirete dalle cicale è intorno per entrare a un bosco e ci sono un sacco di zanzare quindi porto sempre quello lì. Poi ho una pallina, sempre utile insomma per far giocare i cani. Non uso quella lì da tennis perché si sporca e magari qui con la terra poi rimane sporca. Invece questa di plastica è comodissima da pulire anche dopo insomma che ci hanno giocato i cani. E poi questo qui lo tengo sempre dentro lo zaino, è un ombrellino quelli di chiudibili rosa, bellissimo. Era molto comodo quest'inverno, però comunque anche l'estate non si può mai sapere se c'è qualche acquazzone o cose così, quindi tengo anche sempre questo qui dentro. E in questa tasca grande è tutto. Dentro questa tasca piccolina che è qui davanti tengo ancora sacchetti per i bisogni, questo è proprio un rotolino intero. Poi ho il telefono, questo è quello dell'associazione perché faccio il centralino di associazione e a volte ci tengo anche quello mio se non lo tengo in tasca. Poi ho delle chiavi di una casa di una cagnolina. Poi c'è
Ultime due cose, uno specchietto tanto rotto, lo tengo sempre in borsa, non si sa mai, e poi il mio burro cacao. Questo qui è tutto, ho dovuto rivisitare il video due volte perché mi ero dimenticata di dover tenere il telefono orizzontalmente e non verticalmente, altrimenti voi lo vedete troppo piccolo, quindi ho dovuto rivisitare un'altra volta e penso che la seconda volta sia venuto un po' più veloce, meno male. Nel frattempo è arrivato il sole anche qui dove sono io e con questo è tutto, vi mando un grosso bacio, spero che vi sia stato utile in qualche modo, comunque che vi abbia magari tenuto compagnia. Io vi mando un grosso bacio al prossimo video, ciao!